Buongiorno ai lettori di Varese Press, siamo con l'assessore Claudio Fantinati di Busto, assessore alla sicurezza di Busto Arsizio. Vediamo un attimo di capire, sia per quanto riguarda le scuole, sia per quanto riguarda la sicurezza, che è di sua pertinenza, il lavoro che è stato fatto in questo periodo. Sì, come dice il nome della delega, assessore all'educazione e alla sicurezza, noi abbiamo tentato di mettere assieme un lavoro sui servizi educativi, quindi in particolare nell'età che va da 0 a 6 anni, gli asili nido, i primi 3, le scuole materne da 3 a 6 anni, con gli aspetti che riguardano la sicurezza, sia del vivere a scuola, ma anche della vita di questi bambini e poi ragazzi, quando vivono la loro città, quindi gli aspetti relativi all'educazione stradale, qui hanno partecipato alcune migliaia di ragazzi in questi anni, al buon vivere civile, all'attenzione agli aspetti della convivenza, alla corresponsabilità nella sicurezza urbana. Questo lavoro è stato fatto mettendo in sinergia l'attività comunale, le attività della polizia locale e le attività dei referenti presso le scuole su questo tema. Ne siamo particolarmente soddisfatti perché riteniamo che anche l'attività volta alla sicurezza urbana debba essere prevalentemente un'attività educativa e non un'attività repressiva. La repressione serve in casi particolari e se vogliamo estremi, ma è certamente più importante l'aspetto educativo e questo quanto più viene svolto precocemente, tanto più efficace. E per quanto riguarda invece la sicurezza all'interno delle scuole, è chiaro che è di pertinenza della provincia, però le province ormai non ci sono più, c'è una situazione un po' particolare, paradossale, per cui sono stati fatti ugualmente degli interventi sulle scuole, manutenzione ad esempio. Ma certamente noi, avendo la responsabilità diretta degli edifici fino, diciamo, alle scuole che un tempo si chiamavano medie, secondarie di primo grado, come si dovrebbe dire oggi, la responsabilità diretta e però evidentemente indirettamente di tutte le strutture, abbiamo da sempre un'attenzione particolare su questo aspetto perché teniamo molto a che siano nelle migliori condizioni possibili per ricevere i nostri ragazzi. È evidente che questo compito diventa sempre più difficile per gli enti locali per le note questioni legate alla disponibilità di finanza locale che è sempre più scarsa, però noi abbiamo sempre considerato questa cosa come una priorità e diciamo che fino a questo punto i risultati possono considerarsi soddisfacenti e in genere premiano la nostra utenza che sta crescendo anche sugli istituti superiori negli ultimi anni in modo molto forte. Ecco, mi viene in mente che ci sono tanti ragazzi che dai comuni intorno a Busto, vengono poi in realtà nelle scuole bustocche, ma ci sono delle agevolazioni per questi ragazzi, non so, penso alle tariffe per esempio per i pullman, c'è qualcosa che sta facendo di concreto il comune per dare la possibilità di crescere sia alle scuole sia ai comuni intorno di avere anche questo tipo di offerta? Ma in realtà noi siamo consapevoli del ruolo attrattivo che ha la città di Busto per i comuni vicignori, soprattutto per l'istruzione superiore. Tanto che giusto per dare un dato, noi abbiamo circa il 50% degli alunni che frequentano le scuole superiori di Busto che non sono di Busto, quindi vengono da altri comuni vicini. Da questo punto di vista noi abbiamo sempre assimilato quindi per i servizi di trasporto l'utenza dei cittadini fuori Busto a quella dei cittadini di Busto, per cui l'abbonamento studenti viene fatto a condizioni particolari e facilitanti e questo vale a prescindere dalla residenza. Credo che questo venga apprezzato e infatti i pullman scolastici sono sempre di più e sempre più utilizzati dagli studenti e credo che questo sia anche un'utile possibilità per snellire il traffico privato vicino alle scuole, che costituisce comunque sempre un problema in ogni città di una certa dimensione.